Siamo a metà del girone di ritorno e la Volley Tonno Callipo è penultima in classifica, superata anche da Cisterna, che domenica ha vinto contro Padova. La squadra che i giallorossi dovranno affrontare domani sera in casa, nel recupero della gara della seconda giornata del girone di ritorno, che avrebbe dovuto disputarsi lo scorso giovedì 16 gennaio, ma che invece è stata rinviata per l'allora inagibilità del Palamaiata. A Vibo mancano 6 gare, di cui 4 casalinghe, durante le quali nel girone di andata ha riportato a casa ben 7 punti contro i 3 ottenuti dal Cisterna contro le sue prossime avversarie. Sulla carta potrebbe essere un vantaggio, ma le avversarie sono tutte di ottimo livello e le partite andranno giocate una alla volta. Dobbiamo recuperare una partita, però forse la vostra mente è già verso il resto del campionato? No, non sono d'accordo, dobbiamo recuperare questa partita domani sera e la nostra mente deve essere bella focalizzata sulla partita di domani, che può essere sì una partita importante, ma non deve neanche insomma sovrastare la nostra voglia di giocare bene a pallavolo e fare punti importanti per la classifica. Che squadra è quella contro cui giocherete domani sera? È una squadra che ha fatto un ottimo campionato, sta facendo un ottimo campionato, viene da una sconfitta e sicuramente avrà voglia di rifarsi, però è una squadra anche molto esperta, con giocatori come Travizza, come Hernandez, lo stesso Ishikawa. È una squadra che anche l'anno scorso, tanti giocatori facevano parte di questa squadra anche l'anno scorso anno, quindi si conoscono bene. Sarà un gruppo sicuramente ben amalgamato. Non sarà una partita facile, non ci aspettiamo una partita facile. All'andata abbiamo perso e vogliamo rifarci, vogliamo che sia veramente una finale e affrontarla col coltello tra i denti per portare a casa qualche punto importante. E quindi che squadra sarà la Tonno Callipo? Deve essere una squadra motivata, come ho detto prima, che scende in campo e lascia tutto, deve lasciare tutto in campo, uscire dal Palamaiata senza rimpianti. Quali sono i vostri punti di forza in questa specifica gara? I nostri punti di forza devono essere il muro difesa, che deve essere sicuramente di fondamentali importanti contro questa squadra, deve essere la battuta. Dobbiamo lavorare su questi punti qui se vogliamo venirne a capo domani sera. La squadra è ben amalgamata per fare questo gioco di attacco-difesa? Ma io penso di sì, in tante partite l'abbiamo dimostrato, anche se poi alla fine ci è mancato qualcosa per prendere i punti che secondo me meritavamo. E quindi la squadra è ben amalgamata, dobbiamo essere positivi e i risultati sono dell'idea che verranno.